Se la logica è quella di premiare i meno virtuosi in merito alla raccolta differenziata, allora Amiu ha perfettamente ragione a pretendere che tutta la rumenta dei genovesi venga scaricata a Saliceti. È utile ricordare per l'ennesima volta che il piano d'ambito della Legione prevede un biogestore in ogni provincia. Ricordiamo i vertici di Amiu che a carico Montenotte esiste già un biodigestore che è passato dalle 30.000 tonnellate annuo di trattamento della Forsu alle 60.000 attuali. Su cosa si appoggia allora il ragionamento della signora Merlino che prevede un mega impianto valido per tutta la Liguria? Solo perché Genova non adegua le sue percentuali di raccolta differenziata. Cosa pensano di fare? Di restare in eterno al 34% e far pagare la loro inadempienza ai comuni rei di aver suscitato gli appetiti di Iren? Già abbiamo un TMB che tratta 105.000 tonnellate di indifferenziato. Noi ne produciamo 27.000, ma ce ne vogliono appioppare 90.000. Non vogliamo diventare la pattumiera di Genova. Ecco, tra l'altro il biodigestore di Saliceti verrebbe fatto in un territorio a rischio idrogeologico. Non dimentichiamoci che Saliceti non è mai stato previsto nei piani della provincia e della regione. Anzi, da ACAM medesima è stata classificata come sito idrogeologico a rischio estremamente elevato. I pozzi di approvvigionamento idrico sono a meno di un chilometro. La regione ha chiesto a Recos di minimizzare i rischi, non di escluderli. È ora che la politica intervenga, già che nessuno è convinto che Saliceti sia il sito idoneo. Nessuno tranne Recos. Ci chiediamo come sia possibile che la regione decida in base alle esigenze di un'azienda privata.